Sì, buongiorno, mi chiamo Anna Laghi, sono la presidente dell'Associazione Sicura. La nostra sede è sia della Rai che Milano. Lavoriamo moltissimo sul territorio perché non solo seguiamo le donne, ma seguiamo tutto quello che comporta violenza. Perciò seguiamo uomini, donne, bambini, anziani. Facciamo un lavoro veramente impegnativo, cioè nel senso che tutti i giorni siamo in sede dal mattino fino alla sera. Abbiamo 32 collaboratori che lavorano su Gallarate e provincia e 18 a Milano. Con questo passo la parola. Io sono Serena Mottura, psicologa, psicoterapeuta, collaboro ormai con l'Associazione Sicura dal 2017 e si può dire che l'ho vista crescere e l'abbiamo fatta diventare quello che è oggi. Come diceva il Presidente, ci occupiamo di violenza, ma il nostro compito è occuparci di violenza in genere e non solo di violenza di genere, motivo per cui prendiamo in carico vittime di violenza di qualsiasi tipo, prendiamo in carico interi nuclei familiari, specie se all'interno del nucleo familiare ci sono dei bambini che hanno assistito e cerchiamo di trovare un nuovo modo di ricostruire le relazioni. Da qualche tempo siamo anche inseriti nella giustizia riparativa e ci facciamo carico anche dei maltrattanti. Io mi chiamo Elena Arca, sono una psicologa dell'Associazione Sicura, collaboro con loro ormai da quasi un quarto anno e la cosa importante, è il progetto che porta avanti l'associazione, non è soltanto, come hanno detto anche, le dottoresse che mi hanno parlato prima di me, prendersi cura della violenza, ma prendersi cura dei legami in modo tale da ripararli e ristrutturarli, considerando che laddove sono stati rotti, poi si può riparare per ripartire prendendo in carico ciascuno dei singoli. Ecco, una cosa importante è che gli interi percorsi sono gratuiti. Io sono l'avvocato Milena Ruffini, io collaboro con l'Associazione Sicura da circa 2 anni, mi occupo di supportare dal punto di vista legale, le vittime di violenza che si rivolgono all'associazione e invio alcuni dei responsabili maltrattanti per i percorsi di rieducazione e risocializzazione. Noi ci auguriamo che questo intervento possa essere un intervento di formazione e di informazione. Quello che vogliamo promuovere è un cambiamento culturale che arrivi dal profondo, perché soltanto insieme, condividendo certi ideali, si può combattere efficacemente il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza in genere. Buongiorno a tutti, io sono Rita Battistelli, sono una consigliera dell'Associazione Sicura e un'infermiera dell'ospedale di Busto Arsizio, in ambito di salute mentale. All'interno dell'associazione ci occupiamo di violenza, come avranno detto, coloro che mi hanno preceduto, di violenza non di genere, ma di violenza di ogni genere.